Buonasera, benvenuti a consueti appuntamenti con informazioni di Televomero. Aggiornamento Covid, sembra una battaglia impari il contenimento del contagio in molte regioni, tra cui naturalmente anche la Campania. Grande preoccupazione in Campania, il contagio da Covid-19 si propaga molto velocemente. I dati di oggi, diramati dall'unità di crisi della Regione Campania, sono chiari e poco confortanti. 1.593 i positivi, sintomatici 79, 1.514 gli asintomatici, i tamponi del giorno effettuati 12.695. Il totale dei positivi sale dunque a 27.412. Il totale dei tamponi è a 778.882. Deceduti del giorno 21. Il totale dei deceduti sale così a 522. I guariti del giorno 123. Il totale dei guariti 8.576. Ed intanto il TAR, il Tribunale Amministrativo della Campania, dà ragione al governatore Vincenzo De Luca. Le scuole rimangono aperte soltanto per la didattica a distanza. Respinto dunque il ricorso delle mamme. Ieri il presidente del Consiglio Conter in una conferenza stampa ha annunciato le novità del DPCM, nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19. È stato presentato dal Premier Conte agli italiani il nuovo DPCM redatto dal governo, novità che interesseranno tutto il paese e gran parte delle attività quotidiane. Dopo le 21 i comuni avranno la possibilità di decidere la chiusura di strade, vie, piazze dove si creano assembramenti e dove è impossibile controllare la movida. Tutte le attività di ristorazione, bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie saranno garantite dalle 5 del mattino alle 24, se il consumo però si svolgerà al tavolo. Se non si è in possesso di tavolini, la vendita sarà sospesa alle ore 18. Sarà consentito il delivery senza vincolo d'orario. L'asporto sarà garantito fino alle 24. Nei ristoranti, nuova stretta sui commensali, 6, il numero massimo al tavolo, e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno del proprio locale il numero massimo di capienza garantito nell'esercizio in base ai protocolli di sicurezza. Sale gioco e bingo avranno l'orario dalle 8 del mattino alle 21. La scuola invece continuerà in presenza. Rimane vietato lo sport amatoriale e non sono consentite anche le gare e le competizioni dell'attività sportiva dilettantistica. No alle sagre e alle fiere, restano consentite soltanto le manifestazioni nazionali e internazionali. No anche a nessun convegno che si potrà gestire soltanto non in presenza. Sulle palestre invece il Premier Conte ha preso tempo e ha affermato: Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo anche col comitato tecnico-scientifico. Allora, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico molto francamente, sono rispettati puntualmente, sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Altre volte ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettati. Allora, daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti, la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Critico il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sul nuovo DPCM che prevede per i sindaci la possibilità di adottare coprifuochi parziali. Per la verità il governo ha già compreso di aver fatto un errore di metodo e di forma soprattutto, perché nella bozza finale del DPCM è scomparsa la parola sindaci, quindi si ritorna a quello che si poteva fare già prima. Quello che amareggia è la comunicazione politica istituzionale che è stata data ieri dal Presidente del Consiglio. Perché cominciare una conferenza stampa nel dire noi non facciamo il coprifuoco, saranno i sindaci che eventualmente possono fare i coprifuoco parziali, nella consapevolezza che questi sindaci d'Italia
viene chiesto anche di uniformarsi al brocardo ad impossibilia nemo tenetur, cioè come lo facciamo questo coprifuoco parziale senza avere la direzione operativa delle forze di polizia, avendo organici, pensate in tutta Italia, le città ridotti della polizia municipale, senza risorse per gli straordinari. Ed è talmente fondata la nostra doglianza, devo dire di grande amarezza sul metodo, sull'assenza di rispetto, di non aver ascoltato, che oggi frettolosamente il Viminale ha dovuto chiarire che sono decisioni che verranno prese in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi dove evidentemente il sindaco insieme al prefetto si sta un attimo in queste ore provando a ricucire un'infelice uscita del governo, ecco, mettiamola in questo modo. Siamo in collegamento con Alessandro Amitrano, deputato del Movimento 5 Stelle. Salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Ben trovato. Grazie a lei e a tutti i nostri telespettatori. Allora, prima di entrare in un argomento specifico che vogliamo trattare, il super bonus per migliorare l'energia nelle nostre case con un basso impatto ambientale, e vediamo nel comune di Napoli se sarà possibile e come, le chiedo, alla luce della conferenza stampa di ieri sera della Premier Conte e l'annuncio delle nuove misure anti-Covid, cosa ne pensa un governo che esce rafforzato, esce ulteriormente diviso? Insomma, ci è voluto molto tempo per mettere a punto queste misure e soprattutto trovare l'accordo tra tutti. Io credo che il governo esca assolutamente rafforzato da questo nuovo DPCM. È un momento particolare, un momento in cui abbiamo una crisi pandemica globale che vede una seconda ondata importante sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Le scelte che il governo ha messo in campo sono delle scelte prudenziali che servono ulteriormente a cercare di limitare da qui ai prossimi 15-20 giorni l'incremento di casi di Covid, quindi è una salvaguardia verso i cittadini. È chiaro che è un momento complesso, io penso sempre che tutto sia incentrato alla responsabilità di ognuno di noi, quindi ricordo sempre che indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani e tenere una distanza di sicurezza non è semplicemente un obbligo di legge, ma è buon senso per evitare che questa pandemia continui a diffondersi. Assolutamente, insomma, la mia può sembrare una provocazione, ma non lo è. Noi andiamo avanti per restrizioni, quindi accorciamo gli orari in cui è possibile tenere aperti gli esercizi commerciali, i bar. Questo non può creare un effetto rebound, mi spiego, magari maggiore affollamento prima delle 18. Se invece si pensasse ad un'alternativa diversa in questo momento, aprire tutto H24, anche perché noi ci rendiamo perfettamente conto che un ulteriore chiusura sarebbe il crollo della nostra economia e quindi non ce lo possiamo permettere. Provare a dare fiducia agli italiani cercando di spalmare però tutte le attività su più ore, potrebbe essere questa una soluzione. D'altra parte anche qualche virologo, insomma, sta dicendo che bisogna convivere, ma insomma la repressione sta dimostrandosi poco efficace in questo momento, almeno che poi non pensiamo di richiudere tutto, che allo Stato mi sembra paradossale. Io penso che noi ci troviamo di fronte a una bilancia tra due elementi, da una parte la sicurezza sanitaria dei cittadini e dall'altra chiaramente una questione economica, perché le attività che hanno limitazioni o che sono costrette a chiudere è naturale che poi abbiano delle ripercussioni in termini economici. Quindi l'equilibrio che bisogna trovare è un equilibrio in cui è l'individuo e il cittadino che poi fa la differenza, la fa nei suoi comportamenti, nell'evitare anche di accalcarsi all'esterno, per esempio in una fila, che sono cose che possono capitare anche quando si rispettano i protocolli all'interno di alcune strutture, poi la gente tende chiaramente a fare la fila all'esterno e a essere tutti molto vicini. Quindi più che chiaramente le norme che possono essere restrittive e che si rendono necessarie quando c'è un aumento dei casi, io ripeto sempre che è la persona che fa la differenza. Un'ipotesi potrebbe anche essere quella di spalmare ulteriormente gli orari, però poi molto spesso può capitare che per tendenza, come dire, di nostre abitudini tendiamo ad andare sempre tutti negli stessi orari alle stesse cose, cioè sarebbe per esempio difficile in una città come la nostra pensare di andare a cenare alle 7, perché chiaramente per noi e nelle nostre abitudini andare dalle 9 in poi, quindi bisogna un po' tutti secondo me cambiare un po' le nostre abitudini, cercare di capire che è un momento in cui dobbiamo convivere con questo virus fino a sconfiggerlo definitivamente con l'arrivo eventualmente di un vaccino, fino a quel momento sta a noi.
Certo, indubbiamente, Mazza, ma si potrebbero cercare degli escamotage, magari, non lo so, degli sconti particolari in delle fasce orarie, proprio per consentire una diciamo, maggiore fruibilità di tutte le attività, non sempre allo stesso orario. Ma adesso torniamo a parlare di quello che abbiamo detto in apertura del nostro collegamento. Chiaramente causa Covid sono state messe in atto delle misure economiche per sostenere chiaramente tutte le attività in crisi, per dare una smossa all'economia. Il bonus 110% è una ottima occasione, ma a Napoli non è possibile usufruirne, mi pare di aver capito da quanto da lei denunciato. Beh, intanto una premessa secondo me doverosa: il bonus del 110% nasce con l'obiettivo di dare degli investimenti nei territori, perché la pandemia ha comunque complicato la tenuta del mondo del lavoro e questo obiettivo può essere recuperato, cioè recuperare occupazione attraverso l'utilizzo di questo strumento, che permette tra l'altro di ottenere anche un importante esito sulle abitazioni dei cittadini, che possono vedere migliorate da un punto di vista energetico, quindi sostanzialmente andare anche a pagare meno bollette attraverso un lavoro che viene fatto gratuitamente. A Napoli c'è il rischio di non riuscire a perseguire l'obiettivo del super bonus, perché che cosa si è verificato? Si è verificato che il nostro comune ha le licenze edilizie degli edifici conservate in un archivio a Soccavo che è stato dichiarato inagibile ormai da 8 anni, quindi siamo nel 2012 l'anno in cui è stato dichiarato inagibile. Avere la licenza edilizia è un elemento fondamentale per poter svolgere il super bonus, perché il tecnico deve andare a dimostrare che non ci siano abusi edilizi superiori al 2% rispetto alla licenza originaria. Senza la licenza questa dimostrazione viene meno, o si rischia di favorire qualcuno che fa una dichiarazione un po' più superficiale sulla documentazione. Secondo me negare ai napoletani la possibilità di accedere al super bonus è qualcosa di gravissimo. Come è possibile risolvere questo problema? È stato sollecitato il Comune a porre rimedio a questa situazione assurda? Il Comune è stato sollecitato non soltanto dalla componente politica, ma anche e soprattutto dalle associazioni di categoria che lavorano in questo settore. Noi come Movimento 5 Stelle avevamo fatto un'interrogazione in Consiglio Comunale, ora in Parlamento, già in tempi non sospetti e non legati chiaramente al super bonus, proprio per dire: c'è la necessità di ripristinare questa struttura o quantomeno di provvedere alla digitalizzazione del suo contenuto. Anche l'ANCE, come associazione di categoria, aveva scritto al Comune dicendosi disponibile a dare collaborazione e supporto per quel che riguarda la digitalizzazione del patrimonio delle licenze edilizie. Ancora non si è mosso nulla da parte del Comune, De Magistris sembra essere sordo a tutte queste richieste. Noi stiamo continuando comunque la nostra operazione per sollecitarlo, in quanto è veramente una necessità importante per tutti i cittadini. Le chiedo che tempi ci sono per richiedere questo super bonus, quando scade questa possibilità? Il super bonus attualmente ha una durata di 1 anno, il nostro obiettivo nella prossima legge di bilancio, questo lo posso tranquillamente preannunciare, è di prorogarlo per altri 4 anni. Però ci rendiamo anche conto di una cosa: visto che oggi la durata di norma è di 1 anno, è naturale che il Comune deve accelerare i tempi di recupero della documentazione, perché non possiamo pensare di negare a tutti i cittadini napoletani questa grandissima opportunità, o comunque di aspettare una proroga di norma per riuscire a utilizzare uno strumento che è fondamentale. Una città come la nostra, che può avere anche la grande occasione di rinascere da un punto di vista edilizio, che significa occupazione, significa delle case che consumano meno energia, significa vedere anche condomini migliori da un punto di vista estetico quando camminiamo nella nostra città, è veramente un'occasione negata che ha una gravità per me inaudita. Certo, insomma, significa anche rispetto per l'ambiente, e questa pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante la salvaguardia dell'ambiente per la salute dei cittadini. Noi ringraziamo l'onorevole Amitarano, Movimento 5 Stelle, per il suo intervento. Grazie, le auguriamo buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a lei. Grave incidente stradale a Pozzuoli, una donna travolta e uccisa da un camion dei rifiuti, in fuga l'autista che viene poi incastrato dalle telecamere.
È stato denunciato a piede libero con l'accusa di omicidio stradale l'autista della Devizia, la ditta di nettezza urbana di Pozzuoli, che ieri mattina ha travolto e ucciso Rosa Maria Schiano Lomoriello sulla rotonda di Lucrino. L'uomo, 60 anni, ai militari dell'arma ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della donna sulla traiettoria del camion che stava guidando, una versione dei fatti che è ancora in corso di accertamento. Infatti è poco chiara la dinamica dell'incidente, che pare non sia stato ripreso integralmente dalle telecamere comunali di videosorveglianza. Ad inchiodare alle proprie responsabilità il dipendente della ditta appaltatrice del municipio sono state le macchie di sangue rinvenuti dagli stessi inquirenti nella parte posteriore sinistra del mezzo pesante. Il corpo della donna è stato trasferito al primo policlinico di Napoli già ieri mattina ed è a disposizione del magistrato per l'autopsia di rito. Ai familiari della signora Rosa stanno giungendo numerosi messaggi di condoglianze, soprattutto sui social network, ma anche quelli del primo cittadino di Pozzuoli, il sindaco Vincenzo Figliolia. Da tempo i cittadini di Lucrino lamentano la pericolosità della rotonda denominata Rotonda Cavani e anche alcune petizioni sono giunte nei mesi scorsi in comune per l'abolizione di una rotonda che crea soltanto traffico e incidenti stradali, soprattutto d'estate. Amicar Sharing, l'unico servizio cittadino di car sharing elettrico ad emissione zero promosso da GESCO, inaugurato appena 4 mesi fa, da qualche settimana è sotto attacco ed è stato danneggiato a più riprese. Da qui l'appello di GESCO ai napoletani, al prefetto, al questore e al sindaco affinché si difenda un servizio che può rendere Napoli una smart city come le altre città europee in un momento così particolare quale la pandemia, alleggerire un già compromesso trasporto pubblico. Così il direttore del gruppo imprese sociali GESCO, Giacomo Smarrazzo. A parte tanti attacchi di vandalizzazione delle auto, 2 auto sono state rubate e questi sono gli ultimi 2 episodi di una serie di cose che stanno mettendo in discussione e in difficoltà un servizio che in realtà è, come dire, per Napoli rappresenta una grande novità e una grande innovazione. Noi per questo chiediamo a voi, alla società civile, ma soprattutto anche alle istituzioni, alle forze dell'ordine, di supportarci nel continuare a svolgere questo servizio, perché è un servizio che non serve soltanto a noi, serve soprattutto a Napoli, serve soprattutto ai cittadini napoletani, serve a costruire innovazione e a far crescere Napoli come grande capitale europea, così come sta avvenendo dappertutto. Siamo in collegamento con l'assessore alla scuola del Comune di Napoli, Anna Maria Palmieri. Salve assessore, grazie per essere qui con noi in collegamento oggi. Grazie, ben trovata. Buonasera. Grazie a voi. Allora, assessore, una situazione veramente surreale quella che è accaduta per quanto riguarda le scuole. Il governatore della Campania una sera ha deciso la chiusura delle scuole con un'ordinanza che parlava anche in maniera non troppo chiara delle scuole dell'infanzia, poi dopo, il giorno dopo, è seguita un'altra ordinanza per cui sono state riaperte le scuole dell'infanzia, ma sono state chiuse tutte le altre scuole. Polemica enorme. Qual è la posizione dell'assessore al Comune di Napoli verso questa decisione? Allora, io sento il bisogno di fare una premessa perché non vorrei essere malinterpretata. Non ho nessuna polemica personale da fare con chi prende queste decisioni. No, la mia posizione non è una posizione di contrapposizione politica, ma è una posizione concretamente sostanziata da 35 anni di esperienza di politica della scuola. E quindi dall'ascolto dei cittadini, dei loro bisogni e soprattutto dei bisogni dei bambini e dei ragazzi di questa città, che sono prioritari per me perché ho le deleghe a occuparmi di loro. Io penso questo, lo dico molto semplicemente, questa chiusura è stata salutata da molti dirigenti scolastici come un momento di ristoro, finalmente di riposo, perché la disorganizzazione che dopo 20 giorni era emersa, li aveva esposti ad uno stress gravissimo. C'erano pochi docenti di sostegno, mancavano i tamponi e i tracciamenti veloci che la regione avrebbe dovuto assicurare e che ci auguriamo possa assicurare nei prossimi giorni. Soprattutto si sentiva in alcune scuole il problema dei trasporti e quindi si temeva
che ragazzi delle scuole superiori potessero contagiare i propri fratelli. A questo stress, diciamo endogeno, si aggiungeva quello esogeno, cioè quello esterno. Le famiglie divise tra chi aveva paura e voleva più sanificazioni e più chiusure e chi invece giustamente chiedeva più tempo scuola per i propri figli, massacrati da orari strampalati. Ora, detto questo, dopo i mesi di lavoro intenso che il mondo della scuola ha fatto per riaprire, io ho trovato profondamente ingeneroso il provvedimento di De Luca, perché secondo me azzerava d'amblé tutti gli sforzi che erano stati fatti, nel senso che nel momento in cui tu fai una chiusura generalizzata, senza tenere conto dell'importanza che la scuola ha per combattere la disuguaglianza in determinati territori, per le famiglie in termini di conciliazione, tempi di vita, tempi di lavoro, per i ragazzi stessi che avevano riconquistato un luogo proprio, ma anche dal punto di vista educativo e pedagogico, perché dentro le scuole erano messe in campo tutte quelle misure di sicurezza a cui i ragazzi venivano contemporaneamente educati, tipo tieni la mascherina, lavati le mani, stai a distanza. Ora lì c'erano degli adulti che queste regole gliele facevano rispettare ai ragazzi e quindi in qualche modo gliele insegnavano anche laddove essi, per esempio, in alcuni quartieri periferici non avevano dei genitori altrettanto attenti. Allora, detto questo, io ho ritenuto che, e l'ho detto con molta chiarezza, che far di tutta un'erba un fascio e buttare il bambino con l'acqua sporca fosse un errore. Perché in primis ho segnalato con molta correttezza istituzionale già la sera stessa dell'ordinanza 79 questa stranezza che si erano dimenticati i nidi, ecco. E infatti l'ho detto subito alla Fortini, mi ha risposto in maniera molto, diciamo, sintetica e anche un po' piccata, però di fatto il giorno dopo effettivamente l'ordinanza è stata integrata, perché sui nidi e sulle scuole dell'infanzia bisognava capire meglio. Certo, c'era una vacanza, l'ordinanza certo. 79 era veramente confusionaria, un po' sgrammaticata. Poi naturalmente a questo punto però io dico, se noi riconosciamo la scuola dell'infanzia come un luogo cardine della socialità e anche dello sviluppo e del benessere psicofisico delle persone, non possiamo non ritenere che lo stesso valga per la scuola primaria, secondaria di primo grado, che lo stesso non valga per le scuole superiori. Allora, primaria e secondaria di primo grado sono scuole di prossimità. Il problema del trasporto lì non c'è. Quindi se il tema sono i trasporti, che tra l'altro sono una competenza condivisa con le regioni, quindi noi aspettiamo, io spero che come De Luca ha anche detto, si faccia subito un tavolo per un potenziamento attraverso linee private dei trasporti scolastici, in modo da aiutare il trasporto pubblico che è, come dire, affogato dalle necessità dei cittadini. Quindi dico, se in quelle scuole di prossimità il problema del trasporto non c'è, qual è il problema che hanno le scuole? Che quando un alunno o una famiglia telefona la sera alla scuola e dice, al preside dice sono positivo, il preside deve fare delle cose, deve comunicare alle famiglie, chiamare l'ASL, segnalare all'ASL i contatti. Dopodiché deve succedere qualcosa subito, cioè bisogna che immediatamente si riesca a tracciare, a fare i tamponi e via dicendo. Certo, quindi assessore, la interrompo un attimo, quindi volendo sintetizzare e essere poi chiari per chi ci ascolta da casa, lei ritiene che le scuole devono riaprire, questo l'ha detto anche il Premier Conte nella conferenza di ieri e nell'annunciare il nuovo DPCM, scuole aperte anche se con orari più flessibili, anche orari pomeridiani, ma è importante, le dice, la tempestività dei tamponi e quindi si augura che anche la Regione Campania vada verso questa decisione, in sintesi? Assolutamente sì, io mi auguro che la Regione Campania tenga conto del parere e ascolti le scuole quando dicono che integrare la didattica con la didattica a distanza è una buona esperienza, ma contemporaneamente tenga conto delle esigenze primarie dei ragazzi e dei bambini, specie i disabili. Mi fa piacere di raccontare che sta partendo un progetto presso l'istituzione scolastica illuminata, la Vanvitelli, che ha deciso di aprire le porte almeno per i ragazzi
con disabilità, per i quali la scuola è l'unico luogo, ma come bambini con bisogni speciali, educativi speciali, così i bambini di prima elementare, tutti i ragazzi e i bambini hanno nella scuola un luogo fondamentale e per certi versi più sicuro, certo. Mi perdoni, quindi, le barre del centro assolutamente. Quindi speriamo che è molto importante riaprire, ma ascoltare anche quelle che sono stati, diciamo, le mancanze e favorire sia a livello di governo con il potenziamento degli insegnanti, sia a livello di regione col potenziamento dei tamponi e dei tracciamenti, favorire le scuole perché possano essere più serene. Perfetto. Assessore, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, ricordiamo ai nostri telespettatori che la scuola dell'infanzia è aperta da oggi regolarmente, vero? Dico giusto? Certo, naturalmente noi siamo stati attentissimi anche lì e quando la scuola non ci sembrava avere delle caratteristiche sicure, mi riferisco alle scuole comunali, alcune scuole comunali con grande dolore non le abbiamo aperte. Adesso abbiamo avuto dei casi e le abbiamo chiuse per sanificare. Mi rendo conto che questo è, come dire, per le famiglie... Crea un disagio. Però è anche vero che se loro collaborano capiscono che questo è per il bene dei loro figli. Assolutamente. Grazie Assessore, buon lavoro. Arrivederci. Buona giornata a lei. Nona edizione del premio SEPE dedicato all'arcivescovo metropolita Crescenzio SEPE promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori. Lo stop alle lezioni in presenza per scuola e università, l'emergenza Covid e gli effetti sulla sanità campana, l'importanza di puntare sui giovani meridionali, il ruolo dell'informazione e dell'impresa. Parecchi, anche e soprattutto per il livello dei premiati e degli ospiti intervenuti, gli spunti offerti dalla nona edizione del Premio SEPE, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori e dedicato all'Arcivescovo di Napoli, la cui cerimonia di consegna si è tenuta nel Centro Congressi dell'Università Federico II. Il ministro dell'Università Gaetano Manfredi tra i premiati è intervenuto così sugli effetti del DPCM e sulle nuove restrizioni imposte dal Presidente della Regione Campania. Avevamo già modulato un sistema flessibile che con parte di lezioni in aula e parte a distanza, che bisogna utilizzare questo sistema che va modulato territorio per territorio. Per il ruolo svolto alla direzione del polo che presiede il principale presidio ospedaliero impegnato sul fronte Covid, il Cotugno, un riconoscimento è stato consegnato a Maurizio Di Mauro. Penso che la restrizione è fondamentale. Noi abbiamo appunto il problema della facilità del contagio di questo virus. Tanti asintomatici che circolano tra di noi, quindi questa diffusione del contagio che purtroppo ha innalzato anche la media dell'età. Premio SEPE per il direttore del TG3 Franco Di Mare e per Gigi D'Alessio. Ricevere un premio fa sempre piacere, vuol dire che hai fatto qualche cosa di buono. Io sono sempre stato vicino alle iniziative del Cardinal SEPE, abbiamo fatto anche qualche raccolta di beneficenza, insomma. Poi ricevere un premio dalla mia città, di solito i premi si danno ai morti, riceverlo in vita fa sempre piacere. La nona edizione sarà l'ultima con il cardinale Crescenzio SEPE alla guida della Curia Napoletana, ma proseguirà anche in futuro, spiega il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Michele Cutolo. Proseguiremo con l'edizione del Premio SEPE anche quando, insomma, il Sua Eminenza lascerà l'incarico per ovvie ragioni di limiti di età. Tuttavia noi dobbiamo ringraziare prettamente e solamente il Cardinale se oggi con notevoli sforzi in un periodo molto complicato e difficile come la pandemia se riusciamo a fare questa consegna dei premi che sono stati programmati da tempo e che ovviamente ci vedono. Vi ricordo che se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo sempre al numero WhatsApp di Televomero 339-4628-565. Il Trotto prova a tornare in pista anche a Napoli, dove da venerdì a domenica prossima è in programma il 71esimo Gran Premio Lotteria ed il Sivisa per la ricerca Teleton. Massimo 1000 persone sugli spalti dell'ippodromo partenopeo per rispettare le direttive anti-Covid, ma questo sarebbe stato senz'altro l'anno del record di presenze. Infatti domenica in lotteria con un montepremi di 785.400 euro in tre batterie, finale e consolazione, andranno in pista alcuni tra i più straordinari interpreti del trotto mondiale.
Gli organizzatori Pierluigi e Luca D'Angelo già accarezzano l'idea di vedere competere Feistheim Bourbon, vincitore del Prix d'Amérique di Parigi, Zakon Jo, campione d'incarica dell'International Trot di New York e nipote di Varenne, ma anche il norvegese Cock Style. Ci sono tutti gli elementi perché sia una lotteria straordinaria e noi lo riteniamo il più bello lotteria di sempre. Quindi ringraziamo tutti quanti collaboreranno nel rispetto ovviamente delle normative vigenti. È una cosa mai accaduta nella storia ellippica mondiale, che ci sono 5 cavalli più forti del mondo di proprietà di 5 napoletani campani. E non si possono avere parole, è una corsa da vedere. Io, l'unico dispiacere enorme è che i napoletani non potranno a correre. Però non disperiamo, perché io penso che questa edizione si potrà ripetere facilmente nel 2021, perché questi sono i cavalli più forti del mondo e al momento non vedo chi li insidia. Ingressi anti-Covid, posti limitati e prevendita online e punti autorizzati. Napoli affronta l'organizzazione dell'evento con grande attenzione, come conferma l'assessore comunale allo sport Ciro Borriello. Una nazione che insomma vuole combattere con intelligenza la pandemia deve anche affrontare momenti come questi. Io dico che è stato un bene per tutto lo sport continuare a fare manifestazioni sportive. Agnano è un evento straordinario di portata internazionale, sarebbe stato un vero peccato non farlo fare. In pista per la ricerca anche quest'anno, evento a favore della Fondazione Teleton, una delle principali charity biomediche italiane. Nata nel 1920 per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. Tra i retroscena più gustosi del meeting, l'intervento dello sponsor Mimì alla Ferrovia, che consentirà a Feistheim Bourbon un viaggio lampo di andata e ritorno in 48 ore, antistress e in sicurezza, segno di grande sensibilità della famiglia Giuliano. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata a tutti. Come si può contrastare una minaccia invisibile, rendendola visibile? Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.